zona d'Adriatico cresce del 4,8% e promuove nuovo sviluppo per 126 milioni di euro. E quanto emerso nel corso dell'assemblea dei soci a pugno chiuso. Il 2016 si è chiuso per Conad Adriatico con un patrimonio netto consolidato di 150,6 milioni di euro. Il fatturato ha superato il miliardo di euro con 46,4 milioni in più rispetto al 2015. Consolidata anche la quota di mercato, che vede la cooperativa leader in Abruzzo con il 24,9%. I risultati ottenuti nel 2016 sono un buon viatico per l'anno in corso, ha sottolineato nel corso dell'assemblea di bilancio svoltasi a pugno chiuso il direttore generale di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando. Stiamo investendo su ciò che sappiamo fare meglio, sulla marca Conad e sui nostri soci imprenditori, ai quali mettiamo a disposizione tutti gli strumenti più innovativi per fare un nuovo sviluppo e dare risposte convenienti ad un numero crescente di persone. Il punto di vendita è un luogo di relazione e di opportunità per fare conoscere a fondo la qualità e la convenienza del prodotto Conad, soprattutto per creare una relazione emotiva tra la marca e il cliente. Il gruppo in attività 377 punti vendita nelle Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Albania e Kosovo. Nei due paesi al di là del mare Adriatico sono in attività 41 punti vendita. I soci imprenditori sono 255 e 4.806 collaboratori, di cui 259 nella sede centrale a Mon San Polo del Tronto e 4.547 nella rete di vendita. Il piano strategico di sviluppo 2016-2019 è supportato da 125,9 milioni di euro di investimenti finalizzati a nuove aperture e all'ammodernamento della rete di vendita. Nel 2017 sono previsti 22 nuovi negozi, di cui 7 in Albania. La cooperativa affronta il 2017 nel segno di alcuni indirizzi strategici che mirano all'efficienza gestionale e investimenti nello sviluppo della rete di vendita, nell'innovazione tecnologica e nella formazione del personale. Nel corso del 2016, per dar risposta ai nuovi modelli di consumo e esigenze che impongono di risparmiare anche sulla spesa quotidiana, Conad Adriatico ha investito in una serie di iniziative di convenienza. Convenienza legata all'andamento quotidiano dei prezzi, sempre i più bassi possibili in rapporto alla qualità, e alle promozioni tipo bassi e fissi, così come ai buoni sconto, ai servizi assicurativi, ai libri per la scuola e ai vantaggi assicurati ai possessori di Conad Card. Il risparmio complessivo per i clienti ammonta a 5,4 milioni di euro. La marca Conad, con un prodotto su tre venduti in media, si rivela ancora una volta un importante fattore capace di contribuire allo sviluppo della cooperativa e rafforzare nei clienti la fedeltà all'insegna. Sul fronte della solidarietà praticata, il 2016 è stato contrassegnato dalla tragedia del terremoto che ad agosto ha colpito alcune regioni del centro Italia. Ancora una volta la cooperativa si è adoperata per riportare fiducia e normalità tra le popolazioni, per tornare a far vivere le comunità anche nelle loro tradizioni più vive e radicate. Ad oggi l'intero sistema Conad ha messo a disposizione della protezione civile 2,3 milioni di euro, di cui 1,85 milioni per le Marche e l'Abruzzo, per rendere più sicuri 8 edifici scolastici nelle zone colpite dal sisma: Ascoli Piceno, Comunanza, Colli del Tronto, Macerata, Amandola, Montore Alvomano, Tossicino e Teramo. L'impegno solidale è completato dal sostegno economico alla cooperativa sociale Primavera di Porto d'Ascoli per il completamento del vivaio destinato all'avviamento al lavoro di giovani portatori di disabilità psichica. Conad Adriatico e i suoi soci hanno inoltre devoluto oltre 1,6 milioni di euro ad attività che interessano e coinvolgono le comunità locali in cui operano. Al termine dell'assemblea di bilancio, i presidenti hanno seguito con interesse la tavola rotonda Il valore di essere comunità a fare comunità, con gli interventi del regista e scrittore Pupi Avati, del presidente di LegaCoop Mauro Lusetti e del direttore comunicazione Customer Marketing e Relazioni Esterne Conad Giuseppe Zuliani, coordinati da Cristina Lazzati. Comunità è un insieme di uomini e di donne che decidono di intraprendere, per quanto riguarda una cooperativa, un'impresa in forma cooperativa per soddisfare i loro bisogni. La comunità cooperativa è nata 130 anni fa con lo scopo di difendere il lavoro e di ridurre le differenze, e questo è il nostro elemento distintivo. Le riflessioni sono tutte ruotate attorno al concetto di comunità e delle sue tante sfaccettature, muovendo da esperienze e punti di vista diversi. Fattore fondamentale dell'essere cooperativa, tale concetto è cresciuto e si è evoluto con l'evolversi stesso della società,
trovando indispensabile sintesi tra risultati economici e risultati sociali. Un tema permeato dalla poesia di Avati, che con l'abituale eleganza di ogni sua produzione cinematografica ha fatto riflettere sull'autentico significato di essere una comunità viva e solidale e su come gesti semplici, spontanei e genuini, basati però sulla reciproca fiducia, siano la chiave perché la comunità cresca e crescano le persone che ne sono parte. Ma a mio avviso la comunità è un insieme di individui. La cosa importante è che non sia solo un insieme, ma di individui, nel senso che funziona e diventa addirittura longeva, come nel caso qui di Conad, a patto che ognuno riconosca di avere un ruolo, di avere nel lungo cammino della sua vicenda avuto un ruolo che è stato tale perché c'era quell'individuo là, e che sarebbe stato diverso se ci fosse stato un individuo X invece che Y. La cosa importante è che comunque siamo la più grande azienda in termini di fatturato, poi adesso vado troppo avanti, in termini di quota di mercato, lo diceva Tesoro, voglio dire sul nostro territorio. E questo è importante, ma è anche importante vedere che i nostri concorrenti crescono anche loro. È vero che noi stiamo facendo bene, ma significa anche che gli altri non sono fermi. Noi cresciamo un po' più degli altri, questo è vero, dei primi cinque chiaramente. Noi cresciamo un po' di più, abbiamo un bel vantaggio sul secondo, perché due punti percentuali non sono pochi da poter recuperare. Quindi il messaggio è dire non fermiamoci, siamo attenti. Il livello che abbiamo raggiunto di Bravo Conad in termini di attività, in termini di punti vendita è un livello altissimo. È un livello altissimo, ho visto una partecipazione molto forte, c'era un tifo da stadio e questo è molto bello, perché avere un tifo da stadio significa essere coinvolti, cioè essere coinvolti con la passione. Bravissima la squadra che viene sul palco dell'ipermercato di Monte Sant'Angelo che vince con Conad Play Park, un pomeriggio in famiglia, bravi! Vince! Con il miglior amico dei tuoi migliori amici, il socio Conad Gesuè di Comunanza. Sul palco, bravi! Vince con Dietro le quinte diverso natura, ecologico, economico, il socio Conad Pineto, di Pineto, bravi! L'assegnazione del premio a Molisiamo, un viaggio di sapere e tradizione del socio Molisidea Campobasso. Con il pasticciotto salentino, il negozio di Trepuzzi del gruppo Ferì di Lecce. Vince con le farine del nostro sacco il socio Sapore & Co di San Benedetto del Tronto. Vince American Food Festival, l'ipermercato di Aquila Distribuzione. Vince con Benvenuto al popolo dei Senza, il socio Ardente 2 di Monte Silvano. Vince con il pollo, il re delle carni bianche, il socio Rad 2 di Teramo. Vince con la sciuscilletta a Lanciano, suggerimenti di Conad per la tua scampagnata. Avete capito che si tratta del socio Adriano di Lanciano. Bravo. Vince con il benessere sguizza sulla tua tavola, il socio Moretti di Casalbordino, Chieti. Vince il salmone per tutte le età, gusto e sapore a volontà, il socio Pianeta Vasto. We'll be back to the end.
vince con l'oro della terra, profumo della tavola, Cona Gesuè di Comunanza. E sale per la seconda volta un palco. Le carte sono scoperte per chi ha vinto. Frusci, il sushi di frutta, il socio Fratelli Lauri di Teramo. Veramente bravi, bravi, bravissimi. Vince la sciuscelletta a Lanciano, suggerimenti di Conad per tua scampagnata. Adriatica a Lanciano. Anche qua, vincitore bis, vincitore bis. Realizzata con competenza e differenziazione, vince con Benvenuto al Popolo di Senza il socio Ardente 2 di Montesilvano Pescara. Vince con Isi Billini la grande bellezza e socio Aligest di Magliano di Tenna. Vince con... non si legge... Miele e pecorino, vezzo di vino, il sogipper di Teramo, bravi! Le api, c'erano il miele che colava. Tra le genti provate da prove dure nella vita, è lì che ho visto il trionfo. E come un emigrante ho visto il sogno, l'America. American Food Festival, sono loro che meritano il The Best Show, l'ipermercato Aquila, distribuzione The Best Show. Bravi! Io vi vorrei un attimo raccontare la storia di come siamo partiti in questo concorso. Allora, siamo partiti dal concetto di dire, beh, noi abbiamo un'associazione, siamo una società di soci imprenditori, in cui l'imprenditore con la sua squadra sta sul punto vendita dalla sera alla mattina, possiamo anche dirlo, che molti fanno dalla sera alla mattina, e che fanno la differenza rispetto alla grande distribuzione. Come possiamo sviluppare la presenza dei nostri soci imprenditori e il coinvolgimento di piccole squadre, perché comunque i nostri negozi sono fatti da 20, 25, 30 negozi al massimo, al di là dei supermercati e degli ipermercati. E quindi cominciamo a pensare, voglio dire, ad un'animazione del punto vendita. Poi l'altra riflessione che ci venne fuori fu questa, fu di che l'abitudine è una cosa terribile. L'abitudine riesce a ammazzare il sentimento più grande che abbiamo, che è l'amore verso un'altra persona. Quindi la consuetudine, l'abitudine, quanto alla fine stufa. E non ci sono contratti, voglio dire, che possono legare. E allora cominciamo a pensare di fare qualcosa di diverso. E questo era molto difficile, portarlo sui negozi. Era molto difficile cambiare la scaffalatura, era molto difficile cambiare gli assortimenti. Però potevamo cambiare l'atmosfera del negozio. Potevamo cambiare. E bravo Conad è partito in questa maniera, cerchiamo di sfruttare la forza che abbiamo con i soci e con le piccole squadre e cerchiamo di cambiare l'atmosfera del negozio. Io penso che la dimostrazione delle attività che abbiamo fatto quest'anno lo hanno ampiamente dimostrato, ci sono state delle cose eccezionali, abbiamo visto. Siamo riusciti a cambiare, siamo riusciti a dare un'atmosfera diversa ai nostri clienti, ai nostri consumatori e i dati ce lo dicono. Noi abbiamo aumentato il numero di clienti nel 2016. In un anno ancora di crisi e di difficoltà, la nostra rete ha aumentato il numero dei clienti. Quindi vuol dire che i clienti ci stanno scegliendo. E ci stanno scegliendo sì per l'insegna, ci stanno scegliendo sì per il prodotto a marchio, ci stanno scegliendo soprattutto perché ci siete voi nei punti vendita, che siete un punto di riferimento. Bravissimo. La comunità è il mondo che sta fuori a un negozio, ma che alla fine entra dentro al negozio, quindi è il mondo nel quale viviamo. E il futuro del socio Conad sarà quello di alzarsi la mattina alle 4, di fare una maratona di 42 km, però poi di tornare a casa e di baciare sua moglie, di tornare nella felicità e nella normalità di tutti i giorni. Ovviamente stavo scherzando. Bravo Conad, eh? Siamo noi!
L'eccellenza. È un impegno a stupire sempre di più il cliente. È creare iniziative. Un'opportunità per riproporre i nostri prodotti tipici. Opportunità per crescere. Tutto questo, grazie a voi. Per stupire tutti i giorni i nostri clienti. Festa di allegria e di sapori. Distintività, innovazione, emozione, passione, divertimento, innovazione e inventiva, crescita, sicuramente squadra e distintività, stupire i nostri clienti, fare in modo che diventi una quotidianità, storia nelle tradizioni, e sapore, passione, qualità, benessere e avere i miei ragazzi vicini, unione, collaborazione, coinvolgimento, un gioco di squadra, un'opportunità di crescita, salute, un'esperienza fantastica, vivi la vita con brio, atmosfera, è fatto per crescere, la logona di distintività, unione, qualità, distintività, entusiasmo, una bellissima festa, creatività, formazione, coinvolgimento, divertimento, ricerca e qualità. Il pranzo è servito! È una bellissima esperienza, grazie! Passione! Distintività! Passione! Passione per i nostri clienti. Momento di condivisione. Momento di incontro tra noi e tutti i nostri clienti. Partecipazione. La possibilità di migliorarsi sempre. Un'opportunità di crescita. Di sicuro la storia di Conad continuerà. Continuerà perché è coerente con i principi cooperativi, continuerà perché è la ricerca costante e continua di una propria distintività, e questo credo sia il segreto del successo anche attuale di Conad.